Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, io sono Kingslave Corporation e sì, è da tanto tempo che non faccio un vlog sul canale YouTube, non posto più video eccetera. Però detto questo, raga, io credo che sto facendo un ottimo lavoro riguardante la serie che sto andando avanti con What If Game. Spero che vi piaccia. In teoria il 2 febbraio, sì. Il 2 febbraio dovrebbe uscire l'ultimo episodio, il quinto episodio, con anche la sorpresa finale. Detto questo, io direi di parlare un po' di quello che è successo in scorsi mesi e di quello che succederà tra pochi mesi in avanti. Allora, per chi non l'avesse saputo di quello che mi è successo alla mano. Ok, andate a vedere il video in cui ne parlo. È un po' dettagliato, è meno dettagliato perché l'avevo fatto veloce perché avevo da fare quel giorno. L'ho fatto di pochi minuti, però in poche parole avevo spiegato cosa era successo alla mano. Mi sono fratturato il quinto metacarpo. Ho provato un dolore cane, eccetera, eccetera, eccetera. Dopodiché, ho provato a giocare, però mi dava proprio il fastidio del gesso. Se tutto va bene, il 7 febbraio, ovvero lunedì, vado in ospedale a farmi rimuovere il gesso. E secondo me credo che sia una liberazione, anche se dura poco perché devo avere un altro mese in più per muovere i diti. Se voi vedete, in questo momento sto muovendo il mignolo. Non fa male, per carità, non fa male. Il problema farà male quando io dovrò fare degli esercizi di mano con della pallina gommosa, no? Per schiacciare. Userò il mouse poco e il joystick non lo so come farò, però credo che me la devo cavare un po'. Dopodiché, ci saranno alcune buone notizie, l'ho detto anche ieri sera in live. Per chi l'ha forse persa, andate sul canale Twitch per vedere sempre le mie live, sia in diretta che non, tanto mi supportate uguale. Ah, detto questo, c'è anche il mio link se volete supportare la corporazione. Mi raccomando, una piccola donazione, così. Detto questo, io, tra l'altro, pubblicità a le Gmail, porca Eva, codifica il sovraccarico perché? Per via delle Gmail, lo so. Allora, dicevo, raga, tenetevi pronti che nel mese di febbraio avrò la PlayStation 5. Farò il video su YouTube dello spacchettamento, non mi preoccupate. Giocheremo qualche gioco in live. Porterò, credo, Astro Playroom, che è proprio il gioco gratis già installato in PlayStation 5, lo porterò per provare il feedback del DualSense. E poi niente di che, soltanto se vedete il cavo qui, raga, ho un ottimo green screen. Ah, tra l'altro ho messo il green screen, quello vero, che come lo posso far vedere? Non credo di farvelo vedere, aspettate. Ah, sì, così, guardate. 3, 2, 1, eccolo qua. Questo è il mio green screen. Ok? Sì, ci è voluto un po', però casino, lo de devo rilevare e riperfezionare tutto. Non vi preoccupate, questo è momentaneo. Attenzione. Ed ecco, questo è il mio green screen. Porte che sbattono, non si sa perché. Ok. Allora, di stavo dicendo PlayStation 5 in arrivo. Dicevo per l'ultima volta, la PlayStation 5, ragazzi, abbiate un po' di pazienza che porterò i giochi. Soprattutto, segnatevi, Horizon Forbidden West, lo giocheremo in live, attenzione, non sul canale YouTube, ma lo giocheremo in live, non porterò i walkthrough, ragazzi, ormai dimenticatevi questa cosa che i walkthrough non li faccio più, faccio solo in gameplay, ok? Perché sinceramente i videogiochi li porterò in privato, cioè me li giocherò in privato perché è una. Per esempio, anche God of War Ragnarok, purtroppo non ve lo porterò come walkthrough, ma ve lo porterò come gameplay. Ok? Sì, ci saranno degli spoiler, però se volete sostenermi, se volete vedere la serie,
Questo è il fatto. Lo porterò in live. Allora, però, attenzione. Se riuscite a farmi cambiare idea, farò di tutto per portarvelo anche su YouTube. Ma dovete almeno una piccola donazione. Una piccola donazione se volete la serie. In privato, attenzione, che vuol dire in privato? Se voi fate la donazione, io con il vostro nome me lo segnerò, ok? Dopodiché farò un canale Telegram in cui solo ad invito esclusivo metterò voi utenti nel mio gruppo Telegram. Dopodiché al link vi posterò il mio walkthrough di God of War. Facciamo così? Se voi donate, scrivete il nome mentre sono in live, attenzione, perché se lo fate non, quando non sono in live non risulta il nome, risulta solo la donazione. Quindi quando sarò in live metterò anche il link in chat, non vi preoccupate. Donate quanto volete, sostanzialmente. Dopodiché donate, io scrivo il vostro nome. Dopodiché vi scrivo in privato dicendo qual è il tuo no nome Instagram, qual è Instagram, il nome, bla bla bla. Dopodiché vi invito sul gruppo Telegram, dopodiché, bam, e vi faccio vedere gli episodi. Vi sta bene questa cosa? Scrivetemelo nei commenti. Perché è l'unico modo, anche se, anche per Horizon Forbidden West, se volete la serie completa su YouTube, dovete fare così. 1. Donarmi una cifra quantitativa su... Mentre sono in live, attenzione, 1. Vedere la mia live. 2. Seguirmi su Instagram, su YouTube e su Twitch come Kingslave Corporation. Nuova pagina Instagram, Kingslave18, che è la mia pagina ufficiale. Attenzione, che lì vedrete le stories per vedere tutto, tutto. Dopodiché, numero 3. Donare. 4. Scrivere il vostro account Instagram. Io vi vengo a scrivere, poi vi invito nel gruppo Telegram. Dopodiché aspettare che esca la serie, sia di Horizon Forbidden West e sia di God of War Ragnarok. Se no, faccio solo il gameplay, lo porterò in live e non porterò niente su YouTube. Questo è così, raga, purtroppo è così. Perché devo pure io guadagnarci qualcosa, no? Non potete solo guadagnarci voi. Detto questo, ragazzi, non vi saluto perché ho ancora molte cose da dirvi. Per un periodo di tempo non ci sarò in live, ve l'ho già detto, perché ancora devo fare la vacanza. Ho fatto la terza dose del vaccino, Moderna, doloroso, ho sofferto come un cane. Sì, mi devo fare ancora la barba, mi devo fare i capelli, però non vi preoccupate che tra poco i capelli me li cambierò di colore. Non vi dico che colore, me li cambierò. Non rosso, non blu, non biondo. Bianco, va bene, li faccio bianchi, li decoloro, perché mi sono rotto le coglioni che la gente mi dice: c'è la barba brizzolata, c'è i capelli brizzolati, o di un colore, o nero o bianco. Io decido il bianco, perché mi dona di più. Poi, dopodiché, vabbè, questo è momentaneamente l'unico vlog che porterò, ok? Poi, raga, più avanti giocherò in live con la PlayStation. Non vi preoccupate, che voglio portare anche Days Gone, perché io ce l'ho lì, ma non posso giocarci, ok? Perché mi devono levare il gesso. Appena mi levo il gesso, raga, vi prometto che porterò Days Gone, ok? Ancora devo finire God of War, però ancora mi porterò Days Gone. State tranquilli. Una promessa è una promessa. Io mantengo le promesse. Alcune. Invece, ragazzi, una novità che vi voglio dire è il progetto Remanescence, molto molto particolare, perché il progetto Remanescence uscirà nel 2023, ok? Ma sarà di un lavoro eccezionale, ragazzi, mi dovete credere, eccezionale. State tranquilli, ho un anno di tempo, non mettete pressione perché uscirà. Perché uscirà nel 2023? Perché nel finale di What If Game c'è una sorpresa che metterà a posto di Remanescence, ok? Quindi ci vorrà un po' di tempo, mi dispiace, però diciamo voglio portare una serie in cui c'è
la base del mio canale, ok? Poi dopodiché la PlayStation 5 l'ho detto, è tutto. Ragazzi, un'altra cosa. Farò un sul canale, quando metterò questo video, farò un mini sondaggio, ok? Nei commenti. Potete scegliere se la PlayStation 5 la lascio di colore bianca, la faccio diventare nera con anche il DualSense, ovviamente, oppure rossa o blu. Decidete voi. Io state pur certi che io mi comprerò la cover a parte nera e il DualSense nero. Poi, dopodiché, sceglierete voi di che colore lo vorrete per il video dello spacchettamento finale. Ovviamente, prima spacchetto in versione bianca, poi, dopodiché, nel risultato finale vi farò vedere il colore che avete scelto per la PlayStation 5, che me lo porterò per sempre, ovviamente. Poi, dopodiché, niente, a posto così. Questo video durerà 15 minuti, forse anche di meno, perché sarà un po' veloce. Allora, vi ripeto, ragazzi, se per l'ultima volta, per l'ultima volta, se volete la serie di Horizon Forbidden West e la serie di God of War Ragnarok, che cosa dovete fare? 1. Seguire il mio canale Twitch e vedere tutte le mie live, sia in live che non. Poi, seguire sul mio canale Instagram e sul mio canale YouTube come Kingslave Corporation, detta anche su Twitch. Seguimi anche su Kingslave18, che è la mia pagina ufficiale su Instagram, perché lì nelle stories farò dei sondaggi e voi potete scegliere. Dopodiché, mentre sarò in live, donare in questo link che vedete qui, oppure che metterò in chat mentre sarò in live, una donazione qualsiasi, quanto volete, non mi interessa. Io salverò il vostro nome, dopodiché vi scriverò in privato su Instagram. Anzi, voi dovete scrivere pure l'account di Instagram, ok? Perché è inerente alla donazione. Dopodiché io vi scriverò in privato, vi manderò un link sul mio canale Telegram che si può fare solo di invito, attenzione. Dopodiché, quinta e ultima regola, comportarsi bene, va bene, bene su Telegram, supportarmi sempre. E dopodiché vi farò vedere la serie di God of War e la serie di Horizon Forbidden West su Telegram. E non pubblicherò niente su YouTube. A meno che proprio, capite, no? Un bel supporto. Ok? Detto questo, ragazzi, vi saluto, vi ricordo dove dovete seguirmi. Ci vediamo in un prossimo video e spero che mi troverete nel prossimo video senza questo. Al prossimo video, ragazzi, e spero di avervi fatto tirare un po' su il morale e meno la preoccupazione, così almeno sapete dove sono finito. Detto questo, vi saluto. Ciao, ragazzi.